Mi sento un po' paralizzata. In che senso? Che non mi riesco a muovere, Filin, in che senso? Ha ragione la ragazza quando dice Manuel non si espone troppo perché giustamente fa il discorso ho 30 anni dove la trovo un'altra che sta aspettare a casa mentre la cornifico. Infatti sul latte potevo trovare. Penso che sta nervoso non perché c'è la fidanzata dall'altra parte, ma sta nervoso perché vorrebbe parlare con una ragazza lì dentro e si sente inibito per questo. Io shock! Scioccato! Sta schifata. Cioè, ma pensa tu, brutto co... Stai là, sei nervoso perché una non ti si fila o perché non riesci a parlare con questa e tu c'hai la fidanzata dall'altra Ah, parte. ridicolo! Cioè, sei proprio un verme. Swish, swish, puoi solo strisciare! È infimo, è viscido, è viscido. È un work! Cioè, penso che siamo arrivati allo schifo. Di solito si arriva alla frutta, però va benissimo anche lo schifo. Bella! So più bella io. So più bella io! Cioè, ma ti sei vista e poi mi hai vista? Cara, sono più bella io, non mi sono rifatta. Figurati se mi vado a rifare come te. Un bacio, Elusa, un bacio! Mi meraviglio del fatto che si complimenti del vestito della ragazza con lo spacco, visto che a me non fa vestire neanche con una gonna, cioè che non ci posso uscire di casa in quel modo. Ma mandalo a cacare! Dice che non ho più l'età, che so ormai, ho 32 anni, no, dove vai in giro con le gonne corte, non... Non te le puoi mettere. Ma giù scordate proprio palestra, man, che fa tutti quegli mossi. Ma non ci fa rire. Se la vuole sucare sana sana. Dove? Sull'avanzo. Anche. Mamma mia, che vomito. Scusate, mi fanno vomitare sti due. Glielo desse. E con te sfoga tutti, diciamo, i suoi istinti primordiali. Istinti primordiali. Sei un animale. Eh sì, non lo vedi? Sei bella, sei intelligente, sei brillante, lavori. Cioè, ma io dico, sono skills che non è che hanno tutti, eh? Le skills sono importanti! Zio, tecno, scherziamo! Mica ce le hanno tutti queste skills, E stai dietro a un troglodita? Un troglodita. Oh, troglodita vicino a me! Ma come si permette questo? C'è spacco la faccia! Col piercing al naso. Col piercing al naso. Parobù, arrosta l'asinello. Io tipo pure se litighiamo, magari me lo chiede. Io gli dico, cioè quando litighiamo proprio gli dico, senti, come fa andamme? Non ho capito! Ah, proprio non hai neanche rispetto del litigio e del tuo stato No, d'animo, se cioè. lui va, sì. Ale, si fa, si deve fare. No, ma in quel caso. Ma cosa sto sentendo? Io non posso credere che tu voglia fare un figlio con lui. Non ci posso credere. Questo tra poco si alza e lo va a picchiare, ve lo dico! Ui, canoi! Arrosta, condozzo! Sono io se calmarmi o spacca tutto. Ma spacca tutto! Sto troglodita. Troglodita. Sto Troglodita avvicina a me! Cansaccio, ma che significa? I più attenti di voi si saranno accorti che durante gli ultimi falò non erano presenti. La loro assenza ha un motivo molto importante che tra poco scoprirete. Ascia, abbiamo che fine ha fatto la coppia dispersa di Temptation Island? Ieri chiamato per chi l'ha visto! Ma se mi vuoi dovrai. Cosa sta succedendo? Parlami d'amore. Raga, qui stanno per uscire due cornoni! Oh mio Dio, mi è partito un limone! Ma stanno limonando o no? Non si vede niente, non li volevo vedere, uè! E il fidanzato così. Ancora il rossetto? Ce l'hai io. Ho ancora il rossetto? Diciamo, è giusto un po' che lo sbavate. Raga, non me lo aspettavo da lei! È una grande! Ah, ecco, omaggio, limonata bella, mamro carmine. Ma dicevo, una gabbia d'oro, casa, trattata come un re. Hai capito quando l'hai detto? E mo' più che da re, esci da casa senza corone e con le corna, vai, vai! Qualcosa di che mi motivasse, dici tanti, niente, No, niente. voi cadete in depressione. Ma se le insegnate adesso queste cose perché non le hai mai No, dette? Tarzan, logo, non sa parlare, sa fare solo... Sono una persona che non ha nessuna passione, fuori di me, devo dirlo. Sì, perché faccio tutto quel c***o che vuoi tu. E paraface! Tu ti senti il centro del suo sì, mondo. Io so, cioè, sì. E hai paura di togliergli il mondo da sotto i piedi. E non ti preoccupare che te l'ha tolto lei il mondo da sotto e te l'ha lasciato sulle corde, tieni, tieni! Se te lo neghi. Sei così, sono sicuro che sia così. La convinzione fotte la gente! Non le è vero, non puoi prendere queste decisioni. Infatti, tirale fuori. Non le tiro fuori io adesso. Emozionale. Posso fare quello che voglio, magari non stiamo insieme, ma sempre pronto a tornare con me quando io vorrò. Vedrai, vedrai. Vai, smorfia!
smontalo come un puzzle in mille pezzi. Ma che te ne fo, trovi un altro più bello. Che problemi e capelli lunghi non ha. Ma quello che mi chiedo io è sta corteggiatrice dopo tutto ciò che questo ha detto. Cioè sta pure. Ma vero stai facendo, già? C'ha gli occhi grigi. Non è vero, gialli stro... E Cregist, grigi, gialli, in aliena, in un gatto. Ma un abbraccio, mica mi ha dato un bacio. Sì, ho capito. Mancava poco. Pisciona, tu glielo daresti pure il bacio a stu cretino. Piacere, Federico. Federico, testa di E almeno sap. Bravo. Comunque lo sa, è molto consapevole, raga. E la corteggiatrice solo non l'ha capito. Cioè, va attaccata a che dignità. Però non posso più accettare questo comportamento, ok? Mi sta umiliando. Chi l'ha a me niente? Come ha detto, è un codardo, è un vigliacco. Se non ha le palle di prendere questa decisione, la prendo io adesso. Grande! Mi stai facendo sognare! E quindi chiedo di avere un farò inviato, grazie. Sarà bene i brividi. A me. Puri, tengo i brividi, ma no, fai paura, magnatello! E non intendo più sopportare tutto questo. E visto che le palle non ce le ha, ce le ho io. E fagliele vedere a quest'uomo senza bomba! Lui ha paura che va là e poi si e vede certo, lei no, che sta vedo, male. In lacrime, sicuro, perché se mi chiama non è, è perché sta in lacrime. Come... Ma qua lacrime ti vuole mandare a cacare, cesso! Ma quanto se la crede questo? Sto qua. Devi mettere in conto che lei ti dirà voglio uscire, non riesco a stare senza di te. Te dentro te delle risposte a questo le trovate. Ragazzi, siete proprio fuori strada. Io la voglio scaricare! Ovviamente gli dico... che sei qui ad aspettarlo, ok? Ok. Donna con le palle, siamo fieri di te! Alla fine io non penso di amarla. E vaglielo a dire, squallido essere immondo! E in più devo dire che si è creata una nuova situazione, ho conosciuto qui una ragazza... Io piglia spiegabillo, ti giuro che il tuo cadere ci faceva sto strascino! Della quale possiamo dire mi sono invaghito al momento, cioè una ragazza che non posso nascondere mi piace. Sotterratela stu cacatura, ma prego! E mi sta facendo provare delle sensazioni, ora mi dispiace ammetterlo, ma io non so se ho mai provato con Alessia. E invece di fare quella faccia da ebete, vaglielo a dire, testa di cazzo! Un po' malincuore, ho deciso di rifiutare il falò. Pure! Vai giù, prego, cioè! Tu cosa brutto! Mi ha detto che vuole finire il suo percorso qui dentro. Ma lei non se ne può andare lo stesso e lo lascia senza vederlo mai più a quel coso! Sta anche conoscendo e provando attrazione per una ragazza single. È surreale! È tutto surreale! E che tu finisca il tuo percorso qui. È l'ennesima delusione, Filippo. Ti prego, alzati e vallo a sopprimere. Quindi da adesso in poi io farò il mio percorso, senza pensare a lui. E ma se ne va a casa, cioè non esiste che rientra. Non è venuto. Lo stra... No, voglio non ce la posso fare. Da adesso in poi io faccio la mia vita. Basta. Eh no, tu dovevi dire a Filippo, Filippo vallo a prendere, digli che la voglio lasciare e me ne voglio tornare a casa solo. Finisce qui dall'Ismorus Relè la terza puntata di Temptation Island. Io sto veramente basito, ciaone. Io ti chiederei se è possibile che lui non veda più niente di quello che succede qui. Sì. Facesse il suo percorso che io farò il mio. Ma che sta succedendo? A pochi giorni dal falò di confronto di Gabriele e Giuseppe succederà qualcosa di inaspettato. No vabbè Fili, io devo aspettare pure. Ma va a fangu.